Allora, ciao a tutti, bentornati. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e molto spesso allievi e non anche molte persone nei commenti dei miei video mi chiedono dei dettagli, specialmente per quanto riguarda basso fretless, ma non solo, tipo che corde uso, che amplificatore uso, che scheda audio uso, che corde uso, non so se ho già detto, pick up, eccetera. E vorrei un attimo fare un piccolo chiarimento dicendo che io non uso praticamente assolutamente niente, a parte il basso, il cavo e una scheda audio da 30 € della Behringer, non so se mi si smonta tutto, se ve la faccio vedere, comunque non ce la faccio. È quella della Behringer, due canali, proprio base, basissima. Un accordatore e quando suono live, se il palco, ora a parte parlare live in questo periodo, siamo ad aprile 2021, però quando suono in palchi grossi uso un amplificatore, ho quasi sempre usato Ashdown, più recentemente per problemi fisici, basso, un amplificatore molto più leggero dell'ATC Electronic, ma solo quando appunto il palco è grosso ho bisogno di suono sul palco e la spinta comunque dell'amplificatore. Altrimenti io uso semplicemente o un preamp o vado anche spesso, dipende anche dal fonico, diretto proprio nel mix. Ho una centralina del sistema wireless della Sennheiser e suonando appunto spesso senza amplificatore, io suono sempre con le cuffie e uso un sistema, addirittura una marca che non so se fanno più della Energy, che dovrebbe essere italiana, roba semplicissima, non costosa, ma che io mi ci trovo bene. Per quanto riguarda il basso, invece, uso quasi sempre questo. Anche perché al momento è l'unico fretless che ho, ne ho avuti altri, ma mi trovo bene con questo, che è composto da un corpo americano, pick up, i Custom Shop 60, credo si dice, sono dei dettagli, non sono il mio forte, corde, Roto Sound 105, 45. E il manico è nuovo, che il mio mi si è rotto di recente e si chiama, non me lo ricordo, comunque quello che c'è scritto dietro, Corona, California, è uscito mi sembra nel 2019, questo tipo di manico americano, è fatto defrettare da un liutaio. E praticamente più o meno a tastiera cieca perché i segni si vedono pochissimo, quindi tastiera in palissandro, credo avervi detto tutto, però ci tenevo a dirvi che ovviamente premettendo che ognuno, secondo il mio modo di vedere, è liberissimo di sperimentare, comprare, vendere, usare amplificatori da 3 metri anche in un pub di 5 metri quadrati, non usare niente. Spesso leggo proprio delle discussioni su queste cose, mi viene un po' da sorridere perché ci sono passato anch'io anni fa, però poi col tempo, con un po' di esperienza, quasi tutti ci rendiamo conto che sono spesso i dettagli sono relativi e contano altre cose. Ad esempio, volevo farvi vedere come
un basso Fender Jazz come qualsiasi altro basso, fretless, ma anche basso con i tasti, solo con il basso, quanti tipi di suono, quante sfumature di colore si possono ottenere semplicemente con la mano, quindi col tocco più deciso, più morbido, più vicino al ponte, più sul manico, e cambiando solo i controlli che abbiamo sul basso. Quindi io ho due volumi dei due pickup e un tono. Ci sarà chi usa il precision, un volume e un tono, chi ha bassi attivi, ha più controlli. Ma comunque, vediamo un attimo, vi faccio vedere cosa intendo. Quindi io sono diretto nella scheda audio, la scheda audio al computer. Nessun effetto, nessun equalizzatore, niente. E questo è il suono del mio basso. Intanto vi faccio sentire il pickup al ponte, col tono, diciamo, a metà. Se io suono qui. Quindi vicino al ponte avrò questo suono più nasale, suonando più vicino appunto al ponte. Sentite se mi sposto tenendo i controlli identici. Aggiungere il pickup al manico. Mi sposto. Solo pick up al manico. Personalmente mi piace di più il pick-up, il suono del pick-up al ponte, e quando devo suonare linee più veloci, più con lo staccato, preferisco questa posizione, essendo un fanatico di Giacomo. Quando devo fare linee più melodiche, mi sposto più vicino. Manico, alla tastiera. Thank you.
ovviamente influisce sul suono, un tocco più deciso, diciamo più forte, avrò un certo tipo di suono. Tocco più leggero. E quindi sperimentate, fate i vostri errori come ho fatto io. Però ricordate che almeno il 75% del suono ce l'abbiamo qui a disposizione tra le mani e semplici controlli del basso. Ci vediamo al prossimo video.